Ciao ragazzi, sono appena ritornato dal Giappone, un'esperienza meravigliosa e che avrò modo di raccontarvi nei prossimi video che pubblicherò. Oggi faccio un video speciale con tutti gli acquisti che ho fatto in Giappone. È un video speciale anche perché oggi è mio compleanno e come ben sapete io per mio compleanno faccio sempre colazione con questa tazza dei Pokémon che uso esclusivamente il giorno del mio compleanno. Una bella cioccolata calda, alla salute! Buonissima! Ma iniziamo pure con il video. Non ci spostiamo molto dal tema Pokémon, infatti vi mostro gli acquisti che ho fatto al Pokémon Center di Osaka DX. Nel mio viaggio sono stato in ben due Pokémon Center, in quello di Osaka e in quello di Shibuya. Vi mostro cosa ho comprato. Che ne pensate di questa busta? La commessa mi faceva scegliere la taglia della borsa e mi aveva detto che mi dava una taglia S. Io ho detto no, no, voglio quella grande. Ed eccola qui. Molto bella. Oh. Ma adesso vediamo cosa ho preso. Iniziamo subito con questo peluche di Charizard. Molto bello. E rispetto a quelli che si trovano in Italia, devo dire che è molto diverso, sia in qualità che in fattura. Infatti è molto molto meglio questo. E qui si può leggere Pokémon Center. Adoro questo Charizard. Di peluche ne ho un altro. Ho preso questo Snorlax. Molto bello anche questo. Poi continuiamo. Ah, questi dolcetti li ho già provati, sono buonissimi. Adesso apriamo, vi faccio vedere. Qui ad esempio c'è un Minun. Apriamo. Sono praticamente dei biscotti, ma molto molto buoni. Sono anche ripieni. Favolosi, favolosi. Poi Pokémon Fan Magazine. L'ho preso perché all'interno si può trovare una statua da completare di Mew. Molto bella anche questa. Poi ho preso questo quaderno, ma che non è un quaderno. Perché io pensavo che fosse un quaderno e ci potesse scrivere la quarta generazione regna. Ed è praticamente un quaderno dove si può colorare i disegni che ci sono. Carino, dai. Non è finita qui. Allora, poi abbiamo delle Sodagum, dove ci sono anche dei patacchini. Questo lascio chiuso, molto bella questa confezione. Poi un wafer di Pokémon. Qua ci sono tutti i migliori 8 allenatori del torneo, molto bello. E all'interno ci sono anche qui dei patacchini. Dopo passiamo a questa specie di portachiavi che può diventare un portachiavi o anche una specie di figure montando insieme Cirona e Gabrias. Cioè io ho parlato con una commessa in giapponese sapendo tutti i nomi dei Pokémon e lei mi fa: tu adori molto Gabrias, si vede. Infatti ho detto Gabrias e Cirona, adoro un sacco. Poi lo monterò. E poi cosa abbiamo qui? Patacchini con gli starter della quarta generazione, adoro un sacco la quarta. Poi questo pacchettino, la confezione è molto bella, sanno impacchettare molto bene in Giappone. Apriamo e vediamo cosa c'è dentro. Allora, ho preso due portachiavi con Pikachu e la Tokyo Tower, molto carini.
mi piace un sacco, da regalare sono fantastici. Pochama, ovvero Piplup, un altro portachiavi. E poi ho preso Gabrias e Cabigon, ovvero Garchomp per Snorlax. E mi ha consigliato questa commessa visto che mi piaceva Garchomp. E dopodiché mi ha regalato anche questa carta di Splatoon in regalo, ovviamente. Poi ho acquistato queste calze di Snorlax e devo dire che in ogni acquisto che ho fatto c'è questa scritta: For sale in Japan only. Si trovano solo in Giappone, ovvero nel Pokémon Center. Proseguiamo. Una cosa che ovviamente non poteva mancare sono questi pacchetti di Pokémon. Allora, qui mi soffermo su una cosa. I pacchetti in giapponese, specialmente gli ultimi tipo Paradigm Trigger, sono sold out. Ho chiesto dappertutto, anche al Pokémon Center, sono sempre sold out. Gli chiedevo e facevano così, sold out, sold out. È un po' difficile trovare carte Pokémon in Giappone. Ma la cosa migliore di queste carte Pokémon è che costano pochissimo, 260 yen, che al cambio attuale sono 1,78 euro. Praticamente in Giappone costa meno di 2 euro e in Italia un pacchetto costa 6 euro, c'è tanta differenza. Gli acquisti del Pokémon Center finiscono qui, ma ad Akihabara ho acquistato anche altre carte, tra cui questo Lugia di Paradigm Trigger. Non trovando i pacchetti ho deciso di prendere la carta che mi piaceva di più del set ed è molto bella. Poi passiamo a questo Unknown V-Star a soli 55 yen, praticamente 38 centesimi, molto bello. Poi qui abbiamo la campionessa con Gardevoir, molto bella, solo 110 yen, mi piace un sacco questo artwork. Ed infine questo Shaymin a 55 yen l'ho preso perché i Pokémon gratitudine. Sono molto grato di essere andato in Giappone. Poi ovviamente sono stato ad Akihabara. Cosa ho preso? Ho preso il primo volume della Sorella Innominabile. Io ce l'ho in italiano, averlo in giapponese è molto bello. Poi Yotsuba 6, se non conoscete questa serie dovete leggerla, è troppo bella. Poi l'episodio A di One Piece con Ace, disegnato da Boichi, Dr. Stone, molto bello. Poi Oshinoko 1, che adesso trasmetteranno anche l'anime nel 2023. Oshinoko 7, bellissima questa copertina. Poi My Hero Academia 34. Il fanbook di Jujutsu Kaisen, la copertina è molto bella, metallizzata. E il Giappone, l'ultimo giorno, mi ha fatto un regalo enorme: vedere la pubblicazione di One Piece numero 104, fantastico. Ovviamente non può mancare il Weekly Shonen Jump, ho preso questo quando sono arrivato in Giappone, era già uscito. E fresco fresco della settimana avevo preso anche questo il giorno stesso dell'uscita. Poi ho preso il Giga, che è questo, guardate quanto è grosso, con all'interno questo inserto con dei patacchini della serie manga che consiglia Eiichiro Oda. Anche per i Weekly Shonen Jump il prezzo è molto basso, solo 290 yen, praticamente poco più di un pacchetto di carte Pokémon, quando in Italia li possono rivendere anche a 30 euro. Ad Akihabara ho acquistato anche delle figure, ovviamente ho preso una di Nami e poi un'altra che vedremo. Questa qui ad esempio veniva 1000 yen, praticamente 7 euro. Ed è di gran lunga molto meglio di quelle che costano qui 30 euro. Poi come dicevo qua ce n'è un'altra di Nami, questa solo 2,90 euro, pensate voi, 2,90 euro per questa figure, i prezzi sono molto convenienti. Questa 900 yen di Misato di Evangelion,
Ad Akihabara ho acquistato anche questa maglia di Asuka di Evangelion. Il mio youtuber preferito l'aveva e un paio di anni fa ho visto un suo video con questa maglia e ho provato sempre ad acquistarla, ma costava un sacco. 130 euro più la spesa di spedizione, non conveniva. Poi gli occhi mi vanno nel negozio di Akihabara in questa maglia e solo con 3.000 yen l'ho presa. Questo è un bellissimo ricordo. Speravo di trovarla ed è stato così. Ai combini, che sono proprio fantastici, trovi di tutto da mangiare. Anche con 50 centesimi tu ne esci soddisfatto. Ho preso queste caramelle di Anya. Sono praticamente le caramelle che si vedono in qualche serie anime, che le metti qui e soffi ed esce un suono. Molto bella questa confezione. Poi, sempre al combini, ho trovato dei caffè latte. Ho bevuto un sacco di caffè latte. Questi sono in particolare di Tokyo Revenge. Ho la serie completa. Queste due. Poi abbiamo anche queste due. E in singolo abbiamo questo qui, con Takemichi. Molto belle. In Giappone ho bevuto anche le lattine della Wanda caffè latte di One Piece Red. Qui c'è Chopper e poi qui c'è il pack con l'immagine di Luffy e Shanks, e da questa parte troviamo Luffy e Uta. Cioè, ogni parte che vai in Giappone si sentiva la canzone di Uta, spettacolare. Una delle essenze del Giappone sono i gachapon. I gachapon erano dappertutto. Almeno ogni negozio poteva avere anche 1000 macchinette di gachapon. Qui troviamo un Pokémon molto carino. Speravo di trovarlo. E poi ho acquistato sempre questa dei Pokémon, che è praticamente un Ultra Ball, dove che con una lucina mostra un'immagine. A Kamakura ho preso questo portachiavi dell'attacco dei giganti con il Buddha. Infatti a Kamakura si trova un Buddha, che si trova anche nella serie di Dr. Stone. Al Kinkakujin, il Tempio d'Oro, ho preso questi amuleti. Questo è la vittoria sicura. Questo è per la fortuna. I tuoi sogni si realizzeranno. E questo è un altro tipo di amuleto per il portafortuna, molto carini. Poi negli Inari ho preso questa fantastica calamita con anche le volpi, molto carina. Dove era presente il Buddha più grande del Giappone, ho preso questo souvenir con un Buddha, molto bello. Invece a Kamakura, che dove c'era il Buddha che mi è piaciuto di più, ho preso anche qui questo souvenir. Al castello di Osaka, molto bello come tutti i templi che ho visitato, ho preso questa calamita. Ti ricordo che il castello di Osaka è una delle prime cose che ho visto, strepitoso. Poi questa maglietta di Yuki Mura, molto carina. E sempre nel castello di Osaka ho preso questi dolcetti alle castagne, e come si può vedere c'è anche una pellicola d'oro. Molto buoni e li ho fatti subito assaggiare e hanno apprezzato molto. Nei distributori automatici si poteva trovare anche questo caffè di One Piece, film Red. Oppure il classico tè verde, che ho apprezzato molto. Nei vari ristoranti ti portano del tè verde gratis, così come l'acqua, è sempre gratis. Sono riuscito anche a trovare i buonissimi Umaibo. Sono praticamente delle patatine, che ci ho fatto anche il video. Molto buoni, 10 yen ciascuno. Sono stato ad Odaiba a vedere il Gundam in scala 1-1. E si poteva trovare anche il Gundam Base. Praticamente un negozio dove ci sono tutti i Gunpla di Gundam.
e io ne ho acquistato uno. Questo lo regalo a mio padre. È tutto da montare, adesso vi mostro, come potete vedere, è da montare. Molto carino e ci sta come regalo giapponese. Poi a Shibuya si trova anche la statua di Hachiko, il cane fedele, dove ho acquistato dei portachiavi con Hachiko, molto carini. Poi in ogni combini si potevano trovare questi wafer. Questo è di One Piece, c'è anche quello di Jujutsu Kaisen, oppure di Dragon Ball, praticamente quasi ogni serie, anime e manga. A Ueno ho preso questo portachiavi con Luffy e la Tokyo Tower. Poi nella notte di Halloween ci siamo tutti travestiti. Io sono andato ad Akihabara ad acquistare questa testa di un'Eva, molto carina. E abbiamo passato Halloween a Shibuya, era pieno di gente in costume. Infine sono stato anche allo studio Ghibli Store di Kamakura, dove ho acquistato questa penna di senza volto, molto carina, questa è da regalare. Poi Gigi, fantastico questo portachiavi peluche. Poi una spilla dei Nerini del Buio, carinissimo. Ho trovato anche delle carte, questa è della Città Incantata, molto belle. Ed infine una tazza, che questa la regalo a mia madre perché è fan dello studio Ghibli, ma soprattutto colleziona tazze, e questo è un regalo che apprezza molto. In Giappone ho acquistato un sacco di cose, ho acquistato anche un melopan e del tè verde che ho già dato ai miei da far assaggiare. Spero di non aver dimenticato niente da altro da farvi vedere. Inoltre ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni di viaggio in questo fantastico tour, se no se la prendono, se no li saluto. Ciao ragazzi, è stato un piacere conoscervi. E si ringrazia Giappo Tour. Yellow Giappo Tour, Yellow Giappo Tour. Nei messaggi mi chiedono di fare una dedica speciale ai Team Shibuya. Vi spiegherò molto presto cos'è il Team Shibuya. Comunque, vai Team Shibuya! Una dedica speciale va anche ai due tour leader di Giappo Tour, ovvero Giulia e Matteo. Giulia mi consigliava sempre degli ottimi posti dove mangiare. Invece con Matteo parlavamo sempre di anime e manga e soprattutto di Pokémon. E ringrazio ovviamente tutti gli altri partecipanti del Giappo Tour, e dove ci siamo amalgamati bene e abbiamo stretto molta amicizia. Vi voglio bene ragazzi, ad un prossimo video dove vi farò vedere tutto il mio tour giapponese. Ad un prossimo video, ciao!